Ciao a tutti. Il video di oggi avrebbe dovuto essere girato a Casarsa, dove è nato ed è sepolto anche Pierpaolo Pasolini, perché avevo pianificato oggi di prendere parte alle celebrazioni in occasione dell'anniversario della morte. Naturalmente, invece, data la situazione attuale, ho dovuto annullare questo viaggio, o meglio, rimandarlo, insomma, ad un altro momento, e quindi celebro questa ricorrenza, appunto, l'anniversario di morte di Pasolini, come ho fatto fino ad ora tutti gli anni, cioè da sola. Questo è un giorno che io sento sempre molto perché Pasolini è un poeta che amo particolarmente, che ho sempre studiato da quando ero insomma adolescente, da quando l'ho conosciuto per la prima volta alle scuole superiori e che ho studiato negli anni universitari facendo la tesi di laurea proprio su di lui e che continuo ovviamente a studiare, anche perché Pasolini è proprio uno di quei poeti che si studiano per tutta la vita e non si conoscono neanche mai del tutto, proprio perché è un poeta veramente molto complesso. Purtroppo però è anche un poeta che va molto di moda e quindi ogni anno, in occasione appunto dell'anniversario della morte, mi trovo a leggere distorsioni, esagerazioni dette da una parte oppure dall'altra su di lui. Perché questo? Pasolini ovviamente è sempre stato un intellettuale da scandalo, cioè nel senso era proprio un intellettuale che lo cercava, cercava lo scandalo perché lo riteneva uno strumento di conoscenza e di sviluppo culturale. Anzitutto Pasolini ha sempre fatto scandalo perché era un omosessuale e inoltre era un omosessuale che insomma prediligeva i minorenni. Poi Pasolini era un comunista che però è sempre entrato in contrasto con il suo stesso partito, dal quale tra l'altro è stato espulso proprio perché è omosessuale, ma è entrato in contrasto in ogni caso con gli intellettuali anche lui vicini, come per esempio Moravia o altri intellettuali di sinistra, per i suoi pensieri e per le sue esternazioni a volte addirittura reazionarie o apparentemente tali. E poi naturalmente ha fatto scandalo per il modo in cui è morto, su cui non so soffermarmi, sappiamo tutti, sappiamo più su come è morto che non su quello che ha scritto, insomma, Pasolini è stato ammazzato barbaramente, eccetera, tuttora non si sa chi sia stato il mandante, non si sa bene neanche chi sia stato l'esecutore, o meglio gli esecutori, eccetera. E proprio per questo, dal 2 novembre 1975, quando appunto lui è stato ucciso, hanno iniziato a fioccare le elucubrazioni su come sia avvenuta questa morte, chi l'abbia causata, eccetera, e perché, eccetera, eccetera. E interpretazioni a volte anche fantasiose, quantomeno discutibili. Per esempio, ce n'è una che sostiene che Pasolini abbia architettato la sua stessa morte, l'abbia, diciamo, orchestrata come una sorta di macabro spettacolo teatrale, per esempio. Io ho sempre pensato che, al di là delle indagini, chiaramente delle ricerche, dei processi che giustamente sono stati fatti e che vabbè, ormai sono anche inutili perché è passato troppo tempo, bisognerebbe smettere di parlare della morte di Pasolini, ma anche in generale forse smettere di parlare di come ha vissuto dal punto di vista biografico e personale e parlare invece di quello che ha scritto. Soprattutto perché, essendo Pasolini un intellettuale che fa gola, cioè che va molto di moda, in molti tentano di appropriarsene, quindi stravolgono, leggono la sua opera in base a come gli conviene per portarlo, diciamo, dalla propria parte. Ed è proprio da questo che nascono quelle distorsioni e quelle esagerazioni di cui parlavo prima. Per esempio, ovviamente Pasolini era un intellettuale schierato politicamente, quindi un intellettuale di cui le due parti politiche, diciamo, più importanti, la destra e la sinistra, parlano tanto, sempre, quasi sempre a sproposito. La destra ovviamente cerca di screditare Pasolini in quanto comunista e quindi si focalizza soprattutto sul fatto che Pasolini fosse un pedofilo, per definirlo così, e quindi su questa base si scredita proprio tutta la sua opera, non si prende in considerazione come intellettuale. Ovviamente, anzitutto questo termine, cioè l'etichetta pedofilo, non è del tutto esatta, sia perché non era proprio letteralmente un pedofilo, nel senso non è che Pasolini è andato con i bambini letteralmente, ma soprattutto perché bisogna tener conto di una serie di fattori, tra cui il periodo storico, in cui lui è iniziato, insomma, è nato nel 22 Pasolini. La provenienza, diciamo, culturale dei ragazzi con i quali Pasolini si intratteneva e anche la loro maturità, diciamo, mentale, psicologica, che è molto diversa da quella, per esempio, di un 14enne di oggi. Ma al di là di questo, in ogni caso, anche se Pasolini si potesse definire a tutti gli effetti un pedofilo, un violentatore, eccetera, eccetera, questo comunque non dovrebbe essere importante perché, come ho detto altre volte, noi non celebriamo l'uomo, ma l'intellettuale, il poeta.
Invece la sinistra cosa fa? Fa il processo opposto. Siccome questa cosa di Pasolini, cioè il fatto che andasse con i minorenni, è scomoda, non la vogliamo accettare, non la vogliamo guardare, non ci piace, dato che Pasolini era un comunista, allora non ne parliamo, la omettiamo completamente. Cosa diciamo? Che Pasolini era un omosessuale, poverino, quindi era discriminato, quindi ha fatto una brutta vita, di sofferenza, bla bla bla, e quindi diventa una sorta di martire, una sorta di simbolo, dell'oppressione, eccetera, eccetera. Anche questo è naturalmente intellettualmente disonesto, perché ovviamente le cose vanno dette in maniera esatta, in maniera precisa, ed è vero che Pasolini andava con i minorenni, se vogliamo parlare della sua sessualità. E poi soprattutto, in ogni caso, Pasolini non ha mai voluto essere un'icona gay, proprio assolutamente, sarebbe inorridito probabilmente anche vedendo gli sviluppi diciamo, del mondo gay di oggi, perché da questo punto di vista Pasolini non era un progressista, non lo è mai stato. Poi naturalmente non possono mancare i femministi, che fanno due operazioni opposte: o si appropriano anche loro di Pasolini, definendolo una sorta di icona del progressismo e quindi anche dell'emancipazione femminile, oppure invece lo odiano definendolo misogino. E poi infine c'è la massa, quella che Pasolini disprezzava e temeva, che si appropria di citazioni, passi di opere che non ha letto, che non comprende, ma che vanno di moda, no? Si trovano spesso anche su Facebook, e soprattutto citazioni dagli scritti corsari o da interviste che Pasolini ha rilasciato negli ultimi anni di vita in occasione dell'uscita del film, del suo ultimo film Salò. In cui naturalmente dice delle cose anche molto condivisibili e per certi versi profetiche, ma che come sempre vengono estrapolate dal contesto, banalizzate, e quindi alla fine dei conti Pasolini ha subito proprio quel processo di banalizzazione della cultura che lui stesso descriveva e profetizzava e di cui aveva tanta paura. E quindi paradossalmente proprio quelle persone che usano le citazioni di Pasolini come un'icona, per farne un'icona dell'anticonformismo, lo trasformano invece proprio in un simbolo del conformismo che Pasolini ha combattuto per tutta la vita e soprattutto negli ultimi anni. Quindi in questo 2 novembre, in cui se girerete un po' il web, eccetera, leggerete sicuramente appunto tante citazioni, tante beatificazioni e tante idiozie su Pasolini, ripeto, da una parte o dall'altra, vi invito a fare due cose: se avete piacere di omaggiare questo poeta o se siete incuriositi da questa figura così complessa e problematica. La prima cosa che vi invito a fare è ricordare che Pasolini era un uomo, un essere umano, come tutti i poeti. Questo è molto importante perché non è una banalità come può sembrare. È chiaro che un poeta è un essere umano, sembra banale. In realtà, proprio un uomo non può essere poeta se non è pienamente, veramente umano, perché è proprio l'umanità che fa il poeta. Umanità naturalmente non ha soltanto un'accezione positiva, ma neanche una negativa, cioè che cos'è l'umano? È quella persona piena di contraddizioni, con delle ombre, oltre che dei lati, diciamo, dei punti di luce. Lui proprio per questa sua umanità ha sofferto, non ha soltanto sofferto per la sua diversità, per la sua omosessualità appunto che lo rendeva diverso, ma anche per la colpa che questa diversità portava con sé, perché questa sua diversità lo ha portato appunto a delle grandi contraddizioni, anche all'interno della sfera politica, proprio perché lui era un comunista che poi è diventato ovviamente un ricco borghese, e di questa sua posizione di potere economico e culturale ha approfittato, per appunto intrattenersi con ragazzi più piccoli e decisamente più poveri. Una questione complicata che proprio appunto lo rende umano e che traspare tantissimo in molte delle sue opere. E infatti l'altra cosa che vi invito a fare banalmente è leggere Pasolini, come si deve fare con tutti i poeti. Nel caso di Pasolini questo può risultare abbastanza complesso, perché è un autore molto prolifico, ha scritto veramente tantissimo, e quindi è difficile capire da dove iniziare nel leggere Pasolini. Non solo, le opere sono anche molto complicate. Ci sono però alcuni testi che, anche se complessi, non sono inaccessibili e danno un'idea veritiera, insomma, almeno di una parte del suo pensiero e della sua persona. Per esempio, se vi piacciono i romanzi autobiografici, potete leggere Atti impuri, che è il primo romanzo di Pasolini ed è quasi una sorta di confessione, anche se naturalmente c'è sempre un filtro letterario. Ed è molto bello, parla proprio della sua omosessualità e dei suoi rapporti con appunto ragazzini davvero molto piccoli, tra l'altro. Oppure se vi piacciono i romanzi simbolici, un pochino più complessi, potreste leggere Teorema,
che è molto decisamente più famoso, appunto decisamente più complesso, ma comunque ha un impianto metaforico non troppo difficile, cioè insomma abbastanza comprensibile, e dà un'idea di come Pasolini vedeva i rapporti di potere nella società e di come il sesso, appunto secondo lui, fosse un veicolo, un tramite per questi rapporti, uno strumento, ed è appunto questo è proprio l'argomento della mia tesi di laurea. Se invece vi piacciono le opere teatrali potete leggere Orgia. In particolare dovete leggerlo se non volete essere scandalizzati, perché in questo caso, come sosteneva lui, vi meritate appunto lo scandalo, e sicuramente leggendo Orgia lo trovereste. È un testo, tra l'altro, anche in questo caso sì, simbolico, ma comunque molto comprensibile. Oppure, naturalmente, potete guardare uno dei suoi tanti film, alcuni sono molto famosi e magari li avete già visti. Sicuramente tutti hanno sentito parlare dell'ultimo film di Pasolini, appunto Salò. Oppure, se preferite invece il cinema, potreste guardare uno dei suoi film. Alcuni sono molto famosi, sicuramente li conoscete. Su tutti, naturalmente, il più famoso è l'ultimo che ha fatto, che appunto è Salò. Però è un film che io non consiglio, nonostante lo ami tantissimo, e appunto l'ho studiato anche nella mia tesi di laurea. Non lo consiglio perché, proprio dato l'argomento, che è quello appunto della sessualità e del sadomasochismo, usati però ovviamente in senso simbolico, è un film che può essere frainteso molto facilmente, insomma, non è così semplice comprenderlo. E quindi piuttosto consiglio la visione di un film decisamente meno noto, che si chiama Porcile, in cui tra l'altro recita Ugo Tognazzi, quindi insomma parliamo di un film di un certo livello, che è tratto da un'opera teatrale di Pasolini, e che è decisamente più accessibile, anche se anche in questo caso ha naturalmente sempre un impianto simbolico di fondo, in cui l'argomento tra l'altro poi comunque è lo stesso, naturalmente visto però in un'altra chiave, cioè comunque il sesso come metafora del potere. Però questo film Porcile è molto più ampio, cioè oltre a parlare del sesso e del potere e quindi della politica, parla anche dell'amore, parla della natura umana, della natura animale, insomma è un film veramente molto più ampio. E quindi è un film che, oltre a far capire abbastanza bene, in maniera più semplice, qual è l'idea di Pasolini appunto sui rapporti di potere, sulla politica, su come il sesso entra in gioco in questo caso, fa anche capire proprio come Pasolini avesse un universo dentro, come tutti i poeti aveva dentro di sé l'intero universo e come fosse capace di trasporlo nelle sue opere.